nostro concerto sarà come un assaggio di quello che abbiamo di più bello. Saranno i nostri canti, alcune letture e immagini della Lituania, semplice ma bella. E abbiamo scelto quei canti e quelle letture che esprimono meglio quello che siamo, il piccolo popolo, che però ha dentro un grandissimo desiderio della libertà. E potrete capire come l'amore di Dio e la voglia di essere liberi, l'amore per la nostra patria diventa sempre una cosa più unita, come anche il popolo lituano in questa cosa è molto unito. Mi piace che il meeting è il posto dove si incontrano i popoli e dove puoi conoscere gli altri visitando le mostre e lavorando. Quest'anno sono contenta di poter raccontare qualcosa di me e della Lituania. Un po' scherzando si potrebbe dire che il titolo del meeting di quest'anno parla di noi, cioè della Lituania, perché la Lituania, cioè, guardando storicamente, è sempre stata un po' sulla confine. Siamo stati gli ultimi in Europa ad essere battezzati, poi siamo stati sulla confine dell'Unione Sovietica e adesso un po' lo siamo sulla confine d'Europa. Quest'anno celebriamo 25 anni dalla Via Baltica, una manifestazione solenne quando 2 milioni di persone hanno creato una fila, si sono messi in una fila tenendosi per mano da Vilnius a Tallinn, passando per Riga. Questa manifestazione è stata organizzata a 50 anni dalla firma del patto di Ribbentrop-Molotov, con il quale si è cercato di cancellare la nostra identità, le nostre tradizioni e anche il nostro futuro. Nonostante questo, il destino non ha lasciato l'uomo solo, perché lo ha creato con il desiderio infinito di libertà e di compimento, e lo ha sempre accompagnato, rendendo possibile questa unità, questa speranza e questa letizia di cui il canto è l'espressione migliore e la più bella. Il 26 sera, alle 8, sarà il nostro concerto. Lituania canta.